Non mi stancherò mai di ripeterlo. Se vi cade il telefono in acqua, il riso non serve a un c***o. Io vorrei capire chi è stato sto genio che ha messo in giro sta voce. Perché ci sono di quelle notizie false che prendono il via e dopo un po' si fermano. Perché qualcun altro l'ha smentita, perché si è capito che era una cazzata, allora bah, finisce lì, arrivederci e grazie. Ma sta cosa del riso, che per magia assorbe l'acqua dentro al telefono, io voglio che, ma chi cazzo ve l'ha detto? Ma chi è sto stronzo? Non è vero un cazzo, è vero che il riso assorbe l'acqua, ma se lo metti in pentola a bollire, nel senso che assorbe l'acqua perché l'acqua scalda e entra al riso. Non è che se metti il riso dentro una pentola con l'acqua, in poco tempo assorbe l'acqua che c'è dentro la pentola. E poi comunque assorbe l'acqua dentro la pentola, non è che... Non esiste questa cosa. Non c'è. Cioè, se tu stai guardando questo video è perché evidentemente tu o chi per te ha fatto cadere il telefono in acqua e quindi ci sarà la soluzione al mio problema. Non c'è una vera e propria soluzione, perché una volta che il telefono ha preso dell'acqua, che sia dolce o che sia salata, il telefono è fottuto. Io la penso così. Poi magari ci saranno altri che diranno: "Ah, che cazzo dici? Tutto quanto si può riparare." Per carità, tu fai quello che cazzo vuoi con i tuoi soldi. Io con i miei ci faccio quello che voglio. Se qualcosa di elettronico va a contatto con l'acqua, anche se poi viene pulito in modo minuzioso, cioè, a parte quanto vai a spendere, vabbè, lasciamo stare. Tu riesci a riparare la scheda madre, ok? La scheda madre che comunque ha il PCB si chiama, dove ci sono tutti i componenti che sono condensatori, transistor, si chiama PCB, ok? Tu sei un bravo tecnico, smonti completamente la scheda madre dal telefono, la pulisci del tutto utilizzando prodotti chimici per la pulizia e per la disossidazione che si crea grazie all'acqua, perché l'acqua cos'è che fa? Si asciuga, crea dell'ossido che poi si trasforma in ruggine. Quindi cosa si fa in questi casi? Se vi cade il telefono in acqua e avete possibilità di spegnerlo o comunque ancora si accende, fatevi subito un backup. A parte che io consiglio e faccio il backup del mio telefono una volta alla settimana. Io lo so che molti non lo fanno perché dicono: vabbè, che ci fa? Non capiterà mai a me. Oh, poi lo faccio. Il poi lo faccio è la ciliegina sulla torta. Il poi lo faccio. Esattamente questo poi avviene prima o dopo che ti è partito il bestemmione perché il telefono ti è caduto in acqua. Quindi la prima soluzione, che non è la soluzione ma è una precauzione al telefono che cade in acqua, è fatemi un bel backup. Se avete iPhone è facilissimo, c'è iTunes, lo installate sul PC. iTunes, anche se Apple, funziona anche su Windows. Sfatiamo altra minchiata. iTunes c'è per Windows, esiste. Non è che Apple è stronza, se lo è, però non fino a questo punto. Se tu hai un iPhone e comunque hai un PC Windows, perché già hai speso i soldi per comprarti l'iPhone, non ti puoi comprare un Mac, comunque iTunes glielo puoi mettere, c'è per Windows, lo scarichi, lo installi, è gratis, lo aggiorni, colleghi il tuo bel iPhone al PC e poi apri iTunes e crei un backup. È un file criptato, compresso, che soltanto iTunes riesce ad aprire e che se un domani... Non dico che ti si deve rompere l'iPhone, ma lo vuoi cambiare? Tu colleghi un nuovo iPhone al PC e poi apri iTunes e ti fai ripristino del backup. È una cosa facilissima. Ti ritrovi esattamente il telefono per com'era su quello nuovo. Sia se lo compri nuovo, perché quello vecchio non lo vuoi più, sia perché quello vecchio si è rotto. Quindi, precauzione. Non dico backup ogni giorno, ma magari una volta alla settimana, per amor del cielo, avrete mezz'ora di tempo nella vita per fare un backup al telefono. Se avete un Samsung, c'è anche la suite di Samsung. Si chiama Smartwatch, vi permette di fare la copia di tutto. Vi crea dei file dentro al computer. C'è anche per Mac. Smartwatch, installi sul computer, su Mac. La stessa applicazione te la fai installare poi sul dispositivo Samsung, qua un po' diverso rispetto ad Apple, ma tant'è. E poi fai backup. Crea un backup, tu hai il backup del tuo dispositivo, ce l'hai sul computer. Perché? Torniamo al discorso precedente. Mi cade il telefono in acqua, vado da un tecnico e gli dico: "Amico mio, mi cade il telefono in acqua, non ti preoccupare, te lo recupero io."
Cosa fa il tecnico? Il tecnico lava la scheda madre in modo tale che si possa magari accendere tutto quanto. Però, se prendiamo in esame il dispositivo Apple, che di per sé i ricambi costano un occhio della testa, e vi parlo di ricambi originali, non lasciamo stare i ricambi compatibili, perché costano un cazzo, ma ci sarà un motivo per cui costano poco. Una volta che il telefono cade in acqua e quindi il display ha preso dell'acqua, non è che se lo asciughi poi torna buono. Il display, a differenza della scheda madre, una volta asciutto, comunque rimane con delle macchie. E che fai? Cominci ad aprire i vari strati di layer del display per pulirlo? No, devi cambiarlo. Perfetto. Cos'altro può andare a contatto con l'acqua? Connettore di ricarica, fotocamere, tastini. Vi comprate un telefono nuovo. Se non nuovo, rigenerato. Vi recate dal vostro tecnico di fiducia e gli dite: guarda, amico mio, riesci a farmi un backup finché il telefono si accende? O riesci a farmi accendere il telefono per fare un backup? Che io fra un po' ti porto il mio nuovo iPhone dove riversare il tutto? Quindi, una volta che abbiamo sfatato questa cazzata del riso che miracolosamente salva i telefoni, che è una cosa che non è mai esistita, ma c'è gente che ancora ci crede. C'è gente che mette il telefono dentro al microonde. Sta gente neanche dovrebbe avere il microonde a casa se ci metti un dispositivo elettronico dentro. Quindi, sfatato il discorso riso che assorbe l'acqua che fa asciugare il telefono, non è vero assolutamente. Prevenire è meglio che curare, quindi backup una volta alla settimana, se non lo fate, possibilmente non vi preoccupate, portatelo da un tecnico, un bravo tecnico che sicuramente saprà farvi un backup del telefono. E qualora vi dovesse proporre la riparazione dello stesso, io farei un po' i conti sulla garanzia, nel senso che quanta garanzia vi dà sulla riparazione? I pezzi che vi monta sono originali? Vi conviene? Non vi conviene? Fatevi due conti. Però fatevelo il backup del telefono e se proprio non ci avete voglia, non siete capaci, scrivetemelo nei commenti, ci faccio un video sopra. Ditemi, zio, ho l'iPhone, non so fare il backup. Ti faccio un video. Faccio un video e lo metto sul canale e poi tu te lo scarichi e te lo guardi quando vuoi. Ok? Scusate un po' lo sfogo, ma mi capita spesso e volentieri di gente che mi porta telefoni dentro le buste in mezzo al riso. Lì per lì fa un po' ridere, però se ci pensi bene, ormai dentro queste scatolette c'è praticamente la nostra vita. Quindi non fate cazzate. Fatevelo il backup. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo, soprattutto condividetelo con i vostri zii, le vostre mamme, i vostri papà che non fanno i backup. Iscrivetevi al canale qualora non foste già iscritti. Io sono lo zio, questo è il mio canale. Io vi saluto, ciao e alla prossima.